Quando si parla di cultura di un territorio, non si può certamente prescindere dall'azione lavorativa dell'uomo, che nel tempo ha plasmato lo stesso, adattandolo alle proprie necessità materiali e spirituali, identificandolo con specifiche attribuzioni correlate alle diverse etnie. I reperti archeologici di manufatti e monili testimoniano il processo di antropizzazione, e nel corso della storia monumenti, sculture e affreschi spiegano l'evoluzione della mente umana verso l'assoluto. Se l'opera d'arte è destinata a mantenere intatto il suo valore nel tempo, è perché riesce sempre a comunicare l'essenza del suo creatore, a prescindere dalle contingenze che l'hanno costituita, ed è il motivo per cui è necessario anche oggi mantenere viva la passione per l'artigianato artistico. Nei territori della Bassa Padovana, Basso Veronese e parte del Polesine, dove è fiorente l'arte del legno, Coop Services promuove da tempo progetti dedicati alla formazione, nello specifico e rinomato settore della produzione del mobile d'arte. Guardando al territorio, di questo territorio della parte sud del Veneto, abbiamo individuato alcune caratteristiche che sono l'enogastronomia e la manifattura artistica. Ci siamo concentrati particolarmente sulla manifattura artistica e in questo senso abbiamo realizzato corsi di restauro triennali per circa 15-16 anni. Per passare poi ad un mondo che è tutto da costruire, che è la nuova manifattura artistica, promuovendo un'identità di questo settore che ha contorni incerti, ma ha una presenza mondiale estremamente importante e qualificata. Nel nostro territorio, quello che prendiamo in considerazione, si costruiscono in particolare delle ceramiche di alto livello, come quelle estensi, ma anche delle proposte di arredamento veramente notevoli, che si vendono in quei mercati dove si vendono le auto di lusso come le Ferrari e le Lamborghini. Abbiamo notato in modo particolare che le competenze di quei maestri artigiani che si sono formati un tempo andando a bottega e che oggi contribuiscono a creare questi meravigliosi modelli di arredamento apprezzati in tutto il mondo, stanno per andare in pensione. Ci siamo posti quindi il problema di riqualificare, di salvare questo patrimonio di competenze e trasferendole alle giovani generazioni. Considerato che il nostro territorio ha questa grande competenza, questo grande patrimonio di abilità e di conoscenze che deve essere salvato, l'abbiamo trasferito in una delle traiettorie fondamentali della rete innovativa regionale che abbiamo chiamato Eutecnos, formata da enti pubblici, formata da centri universitari, centri di ricerca e da circa 50-60 aziende del settore che hanno condiviso un progetto di ricerca e un progetto di salvaguardia di queste preziose competenze, senza le quali non potremmo realizzare quei gioielli che ospitano, che troviamo nei showroom più importanti del Veneto e nelle mostre, nelle rassegne internazionali più significative, quali il Salone del Mobile del Milano, di Mosca e di altre fiere importanti del Medio Oriente. La Regione Veneto e il Fondo Sociale Europeo danno l'opportunità ai disoccupati di partecipare a delle work experience, cioè a delle esperienze di lavoro che in questo caso riguardano la figura dell'operatore del legno. È un'esperienza che comprende un'attività formativa svolta in gruppo con una docenza per un paio di mesi, ecco, sono 200 ore, dopodiché viene fatto il tirocinio che si svolge direttamente in azienda. In questo periodo le abilità di base che i destinatari hanno già acquisito magari in precedenti esperienze di lavoro, anche brevi o in contesti che non sono formali, quindi anche hanno sviluppato l'abilità magari di svolgere alcuni lavoretti per conto proprio per la lavorazione del legno, vengono sviluppate, diventano delle vere e proprie competenze specialistiche grazie all'aiuto appunto dei docenti
che permettono ai destinatari di arrivare in azienda e saper già operare. Ecco, naturalmente poi anche l'esperienza in azienda permette di sviluppare ulteriormente queste competenze anche a livello professionale. È chiaro che quando si parla di lavori artistici di un certo livello non bastano, ecco, queste ore di formazione, ma sono un buon punto di partenza affinché i destinatari capiscano veramente quali sono le loro potenzialità e le loro attitudini e abbiano l'opportunità di sperimentarle direttamente in azienda e magari anche di farle diventare un vero e proprio lavoro. Lo scopo del nostro corso è riprendere, rivalorizzare la manualità e l'artigianalità, ricercare ancora qualcosa di antico e che adesso in qualche maniera, se non lo facciamo noi e se non si tenta di salvare, va perso. Io praticamente faccio riproporre quello che anche a me è stato insegnato da intagliatori e da scultori del legno. Loro prima con un soggetto su un disegno lo trasmettono sul legno e dopodiché con i ferri che iniziano a tenere in mano acquisiscono la manualità e anche la bellezza di entrare col ferro nel legno, arrivano praticamente ad abbozzare e ad entrare veramente nell'idea di questo disegno che su una superficie piatta comincia a diventare tridimensionale e questo è qualcosa che ha sempre giovato a chiunque vuole confrontarsi con le arti. Gli allievi che adesso partecipano a questo corso sono abbastanza interessate, anzi diciamo che per qualcuno sono stato anche veramente un po' stupito dai progressi che ha fatto, cioè neanche io credevo che in poche lezioni si potesse arrivare magari a modellare. Stiamo parlando di competenze e di abilità che si rifanno ad una tradizione italiana che si è sedimentata nei secoli, a partire dal 500 fino ai giorni nostri. Dobbiamo però rilevare che l'ultimo stile più importante è stato il Liberty. Ora, le competenze di cui parliamo, che hanno creato questi mobili e questi modelli di arredamento così straordinari, sostanzialmente si rifanno ad una cultura che va dal Rinascimento in poi. Ed è a questa cultura a cui noi facciamo riferimento per trovare sempre nuovi e migliori modelli da riportare, da riqualificare al contemporaneo. Senza questi modelli culturali noi non saremmo quei protagonisti in questi settori di attività che tutto il mondo ci riconosce. E questo mondo che ce lo riconosce capisce anche senza troppo sforzo che potrebbe in qualche maniera entrarne a far parte ed è per questo che mandano nelle nostre accademie, nelle nostre università i cinesi, gli iraniani, quei mercati ricchi nei quali noi andiamo ad esportare i nostri prodotti, mandano qui i loro giovani ad imparare il segreto ed il segreto è la capacità di concepire il disegno, il prodotto, non solo la loro sua realizzazione che oggi può essere realizzata con tecnologie digitali, ma la capacità di comporre il disegno, di concepirlo, è un segreto che è tutto quanto nostro e sta nella nostra cultura.